Una Buonasera spettatori di Rete 8 e di L'Aquila al Centro. Questa sera abbiamo, posso dire senza tema di smentite, un ospite di eccezione, è il dottor Marco De Paolis. Marco De Paolis attualmente dirige la Procura Generale Militare presso la Corte Militare di Appello, ma la sua storia parte da, diciamo, parte da lontano. Eh, in particolare all'inizio degli anni 2000 quando eh, diventa procuratore militare alla Spezia ed è grazie a Marco De Paolis che sono stati rintracciati e condannati all'ergastolo, anche se purtroppo la pena poi non è stata spiata per i motivi che forse poi il procuratore ci dirà 57 criminali nazisti che si erano resi protagonisti di stragi fra il 1943 e il 1945 e ne cito solo due per farvi capire di che cosa stiamo parlando, Sant'Anna di Stazzema e Marzabotto, che insieme fanno credo più di mille vittime, anzi sicuramente più di mille vittime. Il dottor Marco De Paulis l'abbiamo intercettato qui a Onna, perché Onna come sapete è un altro luogo simbolo degli eccidi nazisti perché l'11 giugno del 1944 qui c'è stata una strage con 17 vittime, con il paese completamente distrutto. Nel 2009, dopo il terremoto, i tedeschi, anche a memoria di quella vicenda, sono intervenuti qui a Onna e hanno dato grande solidarietà e non solo solidarietà. Allora io non voglio eh, togliere tempo perché eh, l'incontro con eh, il procuratore De Paulis sarà sicuramente interessante e stimolante. Naturalmente, abbiamo preparato delle, eh, delle domande e, che partono come dire, un po' dall'inizio. Cioè, la prima domanda, dottor De Paoli è di che cosa stiamo parlando, cioè di quante vittime, di quanti eccidi, di quante stragi, e magari perché nell'immediatezza non è stato praticamente fatto nulla. E questo fenomeno nella sua globalità è molto più ampio di quello che comunemente si è portati a ritenere, perché parliamo complessivamente di circa 25.000 vittime civili in Italia e una piccola parte anche all'estero e poi di una, eh, di una parte molto importante, notevole di, di, di cittadini italiani militari di. di ossia di circa 70.000 vittime militari, tutte vittime da crimini di guerra durante la, il periodo appunto della guerra di liberazione tra, tra il luglio del 1943, perché iniziarono anche le prime stragi in Sicilia nel, nel luglio del 1943, prima ancora dell'armistizio dell'8 dell settembre del 1943, fino al maggio del 1945. Quindi una, eh, un numero assai elevato un numero salvato di vittime a fronte del quale nel primo dopoguerra furono iniziati e eh, furono celebrati soltanto una quindicina di, di processi, cinque di essi importanti, famosi, il processo Reder, il processo Kapler, il processo Strauch, e, e poi questa, eh, questa iniziale pagina giudiziaria si interruppe. Nella, alla fine degli anni 50, eh, rimanendo tutto, eh, tutto inerte, tutto, tutto fermo fino alla metà degli anni 90. Ecco, a questo eh, ci arriveremo perché poi, appunto, il 1960 è un anno importante quello che stiamo raccontando. Lei ha parlato di 25.000 ma io eh, faccio qualche numero che riguarda la nostra regione, cioè l'Abruzzo. Eh, in base all'Atlante delle Stragi Naziste in Italia, che è una pubblicazione che, che si trova anche diciamo, eh, su internet, in Abruzzo ci sono state 902 vittime, e in 356 episodi, alcuni veri e propri stragi, Pietranzieri, Capistrello, Onna, Filetto, e cito, ne cito solo alcune, ma ce ne sono state anche altre, nel Chietino ad esempio, e poi tanti piccoli. Avvenimenti piccoli per modo di dire perché quando muore una persona non è mai un piccolo avvenimento, ma comunque 356 in tutto. Eh, lei ha detto che ci sono stati dei processi subito dopo, eh, nell'immediato secondo dopoguerra. Chi fece le indagini in quella prima primissima fase? Prevalentemente le indagini furono degli alleati perché gli alleati avevano i servizi ecco, investigativi, la, gli inglesi avevano il SIB, lo Special Investigation Branch, e gli statunitensi e gli americani avevano il, un, un reparto appunto addetto che era aggregato alla Quinta Armata. Poi ehm, queste naturalmente furono le prime, ecco, le prime attività furono svolte da questi due organismi. Poi, successivamente, talora, eh, alcuni commissariati, come nel caso per esempio di Sant'Anna di, Sant di Stazzema, il, eh, eh, il commissariato di, di Viareggio e prevalentemente eh, le stazioni carabinieri. Questo eh, anche diciamo, con eh, naturalmente una collaborazione da parte di alcuni eh, servizi dell'esercito, ma prevalentemente direi che la, la gran parte del, per questi processi, la gran parte degli atti erano atti che venivano dalle investigazioni alleate. Quindi, nell'immediato secondo dopoguerra, ci, si, vengono svolte indagini dagli alleati, dai carabinieri, e naturalmente vengono aperte delle pratiche, delle, delle istruttorie, cioè ci sono dei fascicoli. Questi fascicoli nel 1960, gran parte di questi fascicoli, subiscono una, una brutta sorte. Diciamo. Che cosa accade, dottore? Il 14 gennaio del 1960 l'allora procuratore generale militare presso il Tribunale Supremo Militare, Enrico Santa Croce, firmò 695... Eh, decreti tutti uguali e identici di eh, denominati di archiviazione provvisoria con, il, con i quali questi fascicoli che contenevano però notizie di reato per un numero molto più elevato di, di, di 695 e furono illegalmente, illecitamente mandati in archivio. Illecitamente perché? Perché non era consentito al, diciamo, né a quell'organo giudiziario, cioè al Procuratore generale militare, che non aveva una competenza diretta sul, eh, su, su, sulle indagini di primo grado, tantomeno eh, dal punto di vista sostanziale, come tipo di, di provvedimento, cioè che, che era quello appunto di, eh, di mandare in archivio senza aver completato o addirittura senza aver proprio dato avvio alle indagini su questi fatti. Siamo nel 1960, facciamo un salto di 34 anni praticamente, perché nel 1994 succede qualcosa e viene istruito e viene fatto il processo a Pribke. E, e quindi perché viene fatto il processo a Pribke dopo tanti anni e e che cosa succede nel corso di quel processo? Il processo Pribke che si apre nel 1996 è un processo casuale, nel senso che eh, Pribke era ricercato, era tecnicamente un latitante, poiché eh, era destinatario di un mandato di cattura emesso dal giudice istruttore militare presso il Tribunale Militare di Roma. Questo provvedimento di cattura... Questo mandato di cattura era però rimasto ineseguito, nel senso che non era mai stato eh, trovato, individuato. E viene però rintracciato dai giornalisti, da un giornalista d'inchiesta americano, che. L'ho intervista in Argentina dove si è rifugiato insieme. Sappiamo che l'America Latina era diventata una sorta di seconda pation di casa rifugio per tanti nazisti. E l'intervista che incautamente Priebke rilasciò nel 92 fa riaccendere le luci sul caso delle fosse latine. Ci si accorge che, eh, che Pripke è un latitante e quindi viene avviata la procedura per la sua eh, estradizione, quindi la sua cattura e la eh, consegna all'Italia. A quel punto si apre il, eh, dopo un lungo mh, tormentato periodo diciamo, di, ecco, per l'estradizione, si apre il processo a, a Pripica, al Tribunale Militare di Roma e in occasione di questo, di questo processo, in maniera altrettanto casuale e eh, fortuita, Vengono alla luce questi fascicoli che erano stati, eh, come ho detto prima, illecitamente eh, archiviati, nel, occultati nel 1960. Ecco questo giorno eh, poi al ritrovamento di questi fascicoli, c'è una leggenda, che non so se è una leggenda, perché questi fascicoli erano dentro un, uno scaffale. E la leggenda dice, forse appunto non è una leggenda, che questo scaffale era stato girato: nel senso che non si poteva aprire da, diciamo, da, eh, se non ci arrivavano, è stato girato contro il muro, cioè eh, le porte erano praticamente chiuse. Questo eh, quest armadio viene aperto e dentro c'è. Allora, mh, come ho detto, quindi eh, il, eh, il rinvenimento di questi fascicoli è un rinvenimento casuale e ad alimentare diciamo, quest, anche un, un alone di, di mistero eh, c'è anche il fatto che, eh, che, che ci sono due ricostruzioni eh, diverse, nel senso che ci sono coloro che... che eh, io, io non ho mai visto questo quest armadio, non, perché poi tra l'altro successivamente, vari anni do, parecchi anni dopo il ritrovamento di questi fascicoli, i locali presso i cui erano comunque conservati sono stati ristrutturati, quindi ora in questo momento la, quei locali sono completamente diversi da come ecco, l'armadio non c'è più. Ma in realtà diciamo, ci sono due versioni differenti che io ho... diciamo che ho recepito da, da colleghi ecco, anziani che, eh, che avevano visto eh, questi, questo locale. C'è cioè, chi dice che vi fosse effettivamente un, eh, un armadio, come dice la, la tradizione, con le ante rivolte verso eh, il muro al fine di non, farlo, non far debordare diciamo, i fascicoli. Che... E c'è chi invece parla di una semplice scaffalatura aperta sulla quale erano erano conservati. Diciamo che eh, da un punto di vista sostanziale non, ha, non cambia molto. Certamente l'immagine del, ecco, dell'armadio con le ante rivolte verso il muro è sicuramente un'immagine un che rende anche efficacemente l'idea dell'inganno del, dell e dell'illicità della dell condotta. Allora a creare diciamo, questo nome è un collega, un giornalista che adesso purtroppo non c'è più, Franco Giustolisi, il giornalista dell'Espresso, che appunto chiama questo armadio l'armadio della vergogna. Dentro questo armadio ci sono 695 fascicoli che vengono presi e smistati nelle varie procure militari in Italia. All'epoca c'era anche la procura militare della Spezia dove lei lavorava. Quindi eh, gli arrivano diciamo, un sacco di, 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 di fascicoli, fra cui alcuni importanti. Sì, tra, il, tra la fine del 1994 e l'inizio del 1995, questi fascicoli eh, rinvenuti in questo, questo ufficio vengono inviati alle, alle procure militari competenti. C'è da dire una cosa, ecco, che. Eh, era stata nominata una commissione per, per capire, interna per capire questi fascicoli, che cosa eh, contenessero. E questa commissione aveva lavorato per un anno e mezzo, Insomma, aveva ecco, lungamente eh, lavorato su queste carte. fatto sta che dopo un anno e mezzo vengono avviati al, alle procure. Io all'epoca non ero in procura militare della Spezia, ero giudice, ero giudice al Tribunale Militare della Spezia, ero, ero GIP, e, e quindi eh, questi fascicoli li ho, diciamo, quelli pervenuti alla Spezia, che erano 214, quindi mh, quasi, mh, quasi un terzo diciamo, di quelli che, è, che nel totale, e ho cominciato a vederli ecco, da, da Jeep e, eh, e poi successivamente, otto anni dopo, li, li vedrò da Pubblico Ministero, da Procuratore. Quando lei comincia a vedere, a vedere questi fascicoli, siamo già nel 2002. Nel 2002, io cioè nel, nel, nel 96 comincio a vedere nel 95-96 da Gip, poi da procuratore li vedo da aprile del 2002. E lì ci sono fascicoli importanti, due, due stragi enormi, anche se mi sembra di aver capito dal libro che lei non parte subito da Marzabotte da Sant'Anna di Stazzema, ma da. Da un altro diciamo minore, se si può dire minore, comunque insomma, è, ha in mano fascicoli con centinaia di vittime di quel tragico periodo. Allora eh, parto più o meno contemporaneamente da tutti, anche da, da, da Sant'Anna e Marzabotto. Però dovetti fare, no, no, essendo praticamente da solo, perché eravamo solo in due magistrati, io e un uditore, quindi dovendo poi qualcuno occuparsi anche del lavoro corrente inizialmente mi dovetti occupare da solo di queste carte e non potendo fare contemporaneamente indagini così importanti per tutti i processi feci una scelta pratica cioè inizialmente avviai soprattutto l'indagine sui fascicoli che erano quasi pronti cioè quelli che avevano già delle prove chiare senza necessità di particolari accertamenti e questi fascicoli erano i due fascicoli per la strage di San Cesario sul Panaro nei pressi di Modena e della certosa di Farneta di Lucca. Però contemporaneamente, naturalmente, avevo avviato le prime indagini per le stagi di Sant'Anna di Setzren e Mazzapotto. Tant'è vero che le prime rogatorie internazionali che feci dopo, dopo solo uh, cinque mesi dal mio. Eh, insediamento nel 2002 furono proprio in Germania per interrogare eh, due eh, imputati di, eh, due indagati per la strage di Sant'Anna di Sassema e uno per la strage di Mezzabotto. ecco questo passaggio è importante perché io vi invito a leggere il libro che non è il libro, un libro scritto da uno storico e nemmeno un libro scritto da un giornalista è un libro scritto da un magistrato il dottor De Paulis all'inizio del libro ricorda che la nostra Costituzione ci dice che la responsabilità penale è personale. Mentre lo storico e il giornalista possono accedere, a consultare le fonti e lo fanno, ma non hanno la necessità come dire, di dare un nome, un cognome, una residenza, accertare l'esistenza in vita di chi è stato responsabile. Ecco, quindi, come dire, il problema più grosso era quello, cioè andare a cercare il singolo militare, il singolo ufficiale che si era reso responsabile di quei fatti. Sì, eh, noi partivamo con poche informazioni, alcune diciamo, erano contenute nei, negli, nelle indagini fatte dagli, alle, dagli alleati subito dopo, eh, la, o anzi no. durante l'ultima parte della guerra, già, già ancora pendente la guerra, e certamente la difficoltà era quella di dover individuare la, diciamo, delle persone a, 60 anni, a più di 60 anni dall'avvenimento dei fatti e poi ricercare, trovarle in Germania e poi andarle a interrogare. Erano diciamo, tre passaggi complessi perché supponevano un, tutta un'attività da compiere faticosa diciamo poi in lingua straniera eh, e che necessitava della collaborazione molto forte de, delle forze di polizia della magistratura tedesca e austriaca ecco questo quindi da quello che ho capito dal libro la collaborazione da parte della magistratura austriaca e tedesca c'è stata soprattutto da parte di alcuni, di alcuni magistrati e la cosa che mi ha sorpreso e che eh, diciamo, una grande collaborazione è venuta dai giornalisti noi di solito si parla molto male dei giornalisti eccetera. invece nel, in questo caso i giornalisti sono stati importanti soprattutto i giornalisti tedeschi sì, io ho sempre detto che non avrei potuto fare nulla praticamente se non avessi avuto l'aiuto la, e il sostegno dei, dei giornalisti d'inchiesta tedeschi e italiani mm. e anche della magistratura delle forze di polizia mm. tedesca il primo, la prima persona che io interrogai da procuratore militare nel settembre del 2002 fu proprio un giornalista, un giornalista tedesco d'inchiesta che si chiama Udo Gumpel, che era autore di, ehm, un, di trasmissioni che avevano ecco, pre presentato al pubblico tedesco e al pubblico italiano alcuni eh, criminali di guerra eh, tedeschi e austriaci in vita. E quindi erano persone che ne sapevano molto più di me prima che io iniziassi le indagini. Nel libro lei racconta di aver incontrato le vittime, o i parenti delle vittime, Alcune, alcune erano proprio vittime, piccoli, ma all'epoca molto, molto piccoli, ma comunque che, che avevano visto dei su testimoni. Sì, e anche, e anche. E sono dei racconti, guardate qualcosa di, di, di incredibile e di assurdo, ma ha incontrato anche i criminali. E c'è una cosa che lei scrive nel libro, che lei ha interrogato, credo, più di cento di questi criminali e quasi nessuno ha mostrato un serio pentimento per, quelli, per quei fatti. Sì, io ho, mh, ho avuto la, la possibilità e, diciamo, ecco, di, eh, appunto, di conoscere e quindi di interrogare parecchi nazisti, tanti, e, e questo non mi sarei, devo dire, aspettato ecco, una, eh, un mantenimento ecco, della, della posizione eh, che, che loro avevano già da giovani. Avrei pensato ecco, che con, le, con la vecchiaia, col passare del tempo, con l'età eh, se avesse la possibilità di, di rivedere le cose ecco, di, in qualche modo di, anche di chiedere scusa o comunque diciamo, di manifestare qualche forma di pentimento io mh, questo pentimento non l'ho mai eh, trovato in nessuna delle persone che ho interrogato Le faccio un'ultima domanda che in realtà voleva essere la prima molti nostri telespettatori probabilmente si stanno chiedendo quello che tante volte a lei hanno chiesto, che senso ha avuto dopo 60 anni iniziare delle indagini su persone che stavano fra i 80 e i 90 se non di più, molti sono morti anche durante, eh, anche durante gli istruttori, che risposta lei dà a questa domanda? Ecco, questa è una domanda importantissima, centrale, perché, perché la, la risposta è molto semplice. È, eh, il senso è il senso della giustizia, è del dovere e dell'obbligo di fare giustizia per gli organi che sono deputati a questo, per gli organi di giustizia. Non può essere certamente il tempo: il padrone della giustizia, non è il tempo, lo, il trascorrere del tempo che fa, diventare, fa decidere se una persona è innocente o colpevole, responsabile o irresponsabile di un crimine. Formalmente vi potrei rispondere semplicemente che sono reati crimini imprescrittibili e quindi si ha l'obbligo formale e legale di procedere per tutti i giudici e per i pubblici ministeri e per, i, per le forze di polizia finché sono in vita gli autori del crimine. Lo dice la legge, lo dicono le leggi di tutti i paesi civili. Ma c'è un aspetto ancora più importante, etico, che è quello di dare giustizia a vittime. A, che hanno subito dei crimini indicibili non è, eh, ripeto, non è il tempo il padrone della giustizia, e molto banalmente, il, ecco, ma sostanzialmente, il dolore, il lutto non va in prescrizione. L'orfano è orfano per sempre, non, non è un orfano a tempo determinato. Chiudiamo questa trasmissione. Queste cose che il dottor De Vallo ci ha detto, ma anche altre. Il eh, dottor De Paulis è qui a Onna oggi per presentare il libro, ma questa mattina ho potuto assistere direttamente, è stato in una scuola, una scuola media. Il dottor De Paulis ci tiene molto a parlare con i ragazzi, perché questi concetti devono passare soprattutto attraverso le nuove eh, generazioni e di questo lo dobbiamo ringraziare per il libro e per tutta l'attività che fa e naturalmente anche per l'attività attuale di Procuratore Generale. Io ringrazio il dottor De Pauris per la disponibilità e vi do appuntamento alla prossima puntata.